a scuola. In questa prima parte dell'anno parleremo di Medioevo, sia da un punto di vista storico che letterario. Per farlo seguitemi, che andiamo a fare una bella passeggiata per Gubbio. Cosa? Il Dipartimento Storico-Linguistico dell'Istituto Cassata Gattapone ha pensato di realizzare un'UDA interdisciplinare sul Medioevo e per farlo siamo voluti partire proprio dalle conoscenze pregresse delle ragazze, sia per questioni di studio, ma anche proprio per il fatto di vivere in un territorio come quello eugubino. Forza, forza! Verrà richiesto agli studenti di approfondire in piccoli gruppi i luoghi storici della nostra città, favorendo il cooperative learning, l'apprendimento tra pari e utilizzando metodi didattici innovativi come la classe capovolta. Certo che studiare la storia così è più divertente. Infatti poi saranno proprio le studentesse e gli studenti a dover fare lezione, condividendo quello che è il frutto della loro ricerca. Prof, ma cosa sarà finalizzato tutto questo lavoro? Il lavoro di approfondimento sul Medioevo verrà portato avanti da tutte le discipline parallelamente e poi sarete voi a dover realizzare un compito di realtà. Dovrete, su una piantina, evidenziare i luoghi importanti del Medioevo eugubino e dare una descrizione sia in italiano che in inglese, immaginando che possa essere utile ad un ipotetico turista che venga a Gubbio. Questo lavoro verrà poi condiviso su una piattaforma che è Etwinning. Il futuro oggi è anche divertimento e qui ci si diverte nelle ore di scienze motorie sportive. Lo sport è qualcosa di meraviglioso che mette insieme passione, divertimento, inclusione, integrazione, ci permette di affrontare i nostri limiti, di conoscerli e di superarli per raggiungere un obiettivo. In questa scuola si fanno tantissime attività, da quelle più conosciute come il calcio a 5, la pallavolo, il rugby, il tennis tavolo, a quelle un po' meno. I ragazzi si affacciano al badminton, al chukball, alle attività con la musica, ci si diverte insieme. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi sul valore etico e sociale dello sport, da vivere oggi e portare avanti per tutto il resto della loro vita. Ma mi stai facendo un video? No, in realtà stavo studiando matematica. Negli istituti tecnici la matematica assume un ruolo fondamentale perché essa stessa è la base dello sviluppo di tutte le applicazioni tecnico e scientifiche. Infatti tutta la modellizzazione, dall'informatica alle biotecnologie, dalla meccanica all'elettronica, dalla scienza delle costruzioni alla finanza, affonda le sue radici nei saperi matematici. Lo studio della matematica, inoltre, si pone come obiettivo nei nostri corsi innanzitutto lo sviluppo delle capacità di problem solving, che è la competenza fondamentale per poter affrontare le diverse situazioni in cui si potrebbero trovare i nostri alunni un giorno nell'esercizio delle proprie professioni. E poi contemporaneamente lo sviluppo di solide competenze per poter accedere a corsi di istruzione superiore. In merito a ciò e in conformità con quella che è la nostra filosofia di istituto, quest'anno è partita la sperimentazione delle classi digitali con iPad e Pencil forniti in comodato d'uso ai ragazzi interamente gratuito. Questo ci consente di poter concretizzare da un lato il diritto all'istruzione e dall'altro anche l'accesso all'informazione. A tutto questo chiaramente si coniuga la possibilità di poter ampliare e approfondire competenze informatiche e computazionali. Chiaramente con l'utilizzo di tutta questa strumentazione è possibile rendere la matematica altamente innovativa e chiaramente accattivante.
Buongiorno ragazzi, bentornati finalmente a casa. Ma com'è andata? Prof, scusi, ma da dove ritornano? Hanno girato mezzo mondo. Noi abbiamo fatto uno scambio con Lennox in America, abbiamo visitato New York, Washington, Boston, una meraviglia. Ed è Marta, com'è andata la Spagna? Io ancora in Spagna non ci sono stata, però ho ospitato una settimana una ragazza di Jerez de la Frontera. Voi invece in Spagna ci siete mai stati? Sì! Grazie all'Erasmus in Portogallo abbiamo avuto l'opportunità di visitare tantissime città, tra cui Siviglia. Bello il Portogallo, bella Faro, anche io ci sono stato un mese, ho avuto la possibilità di vivere con i miei compagni e di lavorare in un'azienda. Anch'io ho fatto parte dello stesso gruppo e ho svolto la mia esperienza lavorativa in un laboratorio universitario di ricerca microbiologica. È stato magnifico, un'esperienza indimenticabile. Io invece ho fatto l'Erasmus a Dublino, ho lavorato in un'azienda informatica e ho vissuto con una famiglia irlandese. Capita poche volte nella vita, è stata un'esperienza indimenticabile. Hai ragione, anche noi abbiamo vissuto in vere e proprie case americane, sembrava tutto surreale. Oh raga, ma quindi avete avuto l'opportunità di parlare tanto inglese? Sì, è vero, un bel po'. Soprattutto tu Marta, so che sei molto brava in inglese. Sì, infatti grazie alla scuola ho appena preso una certificazione di inglese. Non vedo l'ora di sfruttarla andando in Erasmus in paesi anglofoni e non solo. Io invece so che tu sei andata a Vienna, com'è stato? Sì, benissimo. Io amo l'arte e visitare tutti quei musei e vedere tutti quei monumenti per me era come sognare ad occhi aperti. Ma quindi, che cosa vi hanno lasciato tutte queste esperienze? Io mi sono reso conto quanto sia importante stare bene quando si vive insieme. La mia esperienza mi ha lasciato tante emozioni positive. Mi ha permesso di crescere, di diventare più autonoma, indipendente, di conoscere tanti ragazzi della mia stessa età e di condividere con loro vari aspetti della vita quotidiana. Se in futuro, infatti, avrò l'occasione di rifarlo, non esiterò a dire sì. Io mi sono messa alla prova parlando spagnolo tutto il giorno e posso dire di averlo migliorato tantissimo. Noi abbiamo conosciuto una cultura completamente diversa, abbiamo vissuto nelle famiglie americane, abbiamo vissuto proprio come loro, ci hanno anche portato a vedere una partita di baseball. Io invece ho capito quello che vuol dire lavorare e applicare quello che studio a scuola. Wow, ma allora siamo proprio internazionali. Sì, direi proprio di sì. Mobilità Erasmus, scambi culturali, gemellaggi, soggiorni linguistici, certificazioni, job shadowings, e-twinning. E tutto dialogando in inglese, francese, spagnolo e tedesco per interagire, per aprire le menti, per allargare gli orizzonti, ma soprattutto per crescere insieme a livello personale e professionale. IES Cassata Cattafone, imparare il futuro oggi!